Eccomi, arrivo ragazzi al centro del nostro studio perché sono felice di riaccogliere una nostra vecchia, anzi una nostra giovanissima conoscenza. Lui è Francesco Barberini. Wow, ciao a tutti. Ciao, che bella questa bicicletta, Francesco. Ciao a tutti. E devo dire che hai fatto veramente una scelta veramente green, perché è il mezzo di locomozione sicuramente più green che ci sia. Tra l'altro i nostri Carla e Jonathan sono appassionati proprio di bicicletta. Abbiamo anche delle immagini che provano proprio questo, le vediamo insieme se la regia ci dà una mano. Eccoli qua, guardate che green che sono, guardate. Perché poi oggi devi sapere che oggi è la giornata mondiale senza auto e quindi ho deciso di venire qui facendo un favore ai nostri polmoni con un mezzo che non inquina, insomma. Ma come parli bene, ma io sono incantata dal tuo parlare. Vieni pure qua, Francesco, non avere paura, perché tu non sei soltanto un aspirante ornitologo, tu sei proprio un amante della natura, tu cerchi veramente di proteggere in ogni lato, da ogni parte. E oggi sei qui perché parleremo di un argomento importante, che è la raccolta differenziata, giusto? Un argomento molto importante che deve stare a cuore di tutti noi, in particolare anche dell'ambiente. E oggi parliamo di, ecco qua, plastica. Sì, di plastica, come smaltire correttamente la plastica. Devi sapere poi che l'Italia è il primo paese europeo che ha la più alta percentuale di smaltimento corretto dei rifiuti, circa l'80% dei rifiuti. Siamo bravissimi. Sì, però possiamo dire migliorare. Che possiamo, e anzi aggiungo dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare. Allora raggiungiamo la nostra isola ecologica di Detto Fatto, eccoci qua. Perché? È spuntata già il nostro logo verde, regia? Possiamo trasformarci in Detto Fatto Green con il nostro loghetto verde? Eccolo qua, grazie mille. E Francesco, insieme che cosa impareremo a fare? Impareremo ad osservare delle regole, perché ci sono delle regole per buttare via la plastica, da tenere ben a mente. Allora, partiamo dalla prima regola, poi voglio sentire anche la nostra cricca quanto è preparata sulla raccolta differenziata. Vai! Allora, la prima regola da fare è separare. Io consiglio a tutti voi di comprare dei prodotti con degli imballaggi costituiti solo da un prodotto solamente, possibilmente da un materiale solo. Sì, da un materiale solo, possibilmente sostenibile. Però, in un caso non fosse così, dobbiamo separare i vari prodotti. Per esempio, la carta e la plastica. Quindi questo lo andiamo a gettare nella plastica. E quello nella carta, giustamente. Quindi la prima regola è separiamo i materiali. Certo, la stessa cosa con questo, ad esempio. Andiamo a separare la plastica dalla carta, anche qui nel caso di una, dalla carta, pacco di merendine. Andiamo alla seconda regola per buttar via la plastica. Qual è? Allora, la seconda regola è pulire. Allora, perché in effetti alcuni imballaggi spesso quando vengono utilizzati hanno ancora dei residui di prodotto, di cibo, e quindi anche per facilitare la lavorazione poi del riciclo dobbiamo pulire all'interno, magari il prodotto, un residuo di sapone, certo, piuttosto che in qualche altra confezione, e utilizzare il più prodotto possibile, chiaramente. Quindi, ok, allora andiamo a pulire la nostra plastica. Gianpaolo, dai social, ci chiedono qualcosa sulla raccolta differenziata, sì, sulla plastica? Sì, in particolare, più che sulla plastica, c'è una domanda molto precisa che arriva da un amico che si chiama Luigi, a proposito di smaltimento. Quante mascherine vedo abbandonate per terra? Dice Francesco, spiega a chi ancora non l'ha capito, fa finta di non capire, dove si buttano le mascherine. Sì, allora, buttare e gettare una mascherina per terra è un grave errore che si fa, perché le mascherine ci mettono centinaia di anni per degradarsi, quindi diciamo che purtroppo devono essere gettate nell'indifferenziata, con un piccolo accorgimento aggiungo, non lo dico solo io, è stata fatta anche una campagna social che è diventata molto virale, perché prima di gettare via bisogna fare così, tagliare i lacci. Come mai bisogna tagliarli, Francesco? Perché nel caso finiscono in un cumulo di rifiuti e qualche animale rovista, insomma, può rimanerci intrappolato, un gabbiano, un gatto, oppure nel grave caso in cui finiscano in mare si possono impigliare con oggetti marini o con animali marini. Quindi ricordiamoci di buttarle nella raccolta indifferenziata e tagliare gli elastici.
plastici. Allora, andiamo avanti perché c'è una terza regola da osservare per buttare via la plastica. Qual è, Francesco? Sì, la terza regola da fare è proprio schiacciare, cioè ridurre il volume. La mia cosa preferita. Degli imballaggi, anche per aiutare gli operatori ecologici al momento del ritiro. Allora, io vorrei a questo punto coinvolgere Deborah e Elisa, perché voglio vedere come schiacciano le bottiglie, poi vi faccio vedere come faccio io. Guarda, vediamo prima la dospina. Come, allora, la schiacci? Io ho due tecniche, dipende da quanto sono arrabbiata. O in verticale, oppure quando sono proprio energica. Così. Capito? Ok, Deborah, poi vediamo qual è il metodo giusto. Deborah? Sì, allora io anch'io ho o le schiaccio così per terra lunghe, oppure faccio come lei, me le appoggio addosso e le schiaccio e le riduco proprio piccoline. In entrambi i casi chiudo con il tappo, perché sennò poi l'aria rientra. Esatto. Io invece faccio così. Esatto. Brava. E la butto. Qual è il metodo? Qual è il modo migliore? Il metodo invece migliore per smaltirla correttamente anche è proprio schiacciarla. Nel metodo, appunto, con i piedi, anche proprio così. Ah, quindi per lungo? Sì, per non lungo. Per sì, questo è il modo migliore. Ok. Per poterne buttare il più possibile, giusto? Per ridurre il volume proprio delle bottiglie. Allora, la plastica. Abbiamo visto che la raccolta differenziata è un modo per riciclarla, ma esistono anche tanti altri modi per farlo, vero Francesca? Sì, è vero. Guarda, ti faccio conoscere una mia amica che si chiama Letizia, che si occupa di riciclo, ma non riciclo normale, riciclo creativo. Riciclo creativo. Allora andiamo da lei. Letizia, eccola. Eccola qua. Ci vuole lei. Benvenuta a Detto Fatto, Letizia. Ciao. Allora, tu hai creato un vero e proprio giardino biologico, se possiamo chiamarlo così, riciclando proprio le bottiglie di plastica, come potete vedere alle nostre spalle. Come nasce quest'idea, Letizia? Allora, a me è sempre piaciuto riutilizzare materiali che normalmente si buttano. La plastica si presta in particolar modo a essere riutilizzata, e visto che non ho tanto il pollice verde, allora ho pensato di ricreare questo giardino di cactus, e così me la cavo un po' meglio, diciamo. Mi fai una promessa? Ci fai una creazione al volo in diretta per noi adesso? Certamente. Allora partirò da due bottiglie, anzi da delle bottiglie di acqua e di aranciata, che poi vengono tagliate a metà. Gli viene data la forma e poi vengono assemblate in questo modo per formare le pale di fico d'India col frutto. Quindi si fanno dei buchini, si aggiunge poi una fascetta. Aspetta, perché tu la fai facile, perché giustamente le fai tutti i giorni, però spiega meglio i passaggi. Allora tu hai messo qui la parte sotto della bottiglia dell'aranciata e qui la parte sopra della bottiglia dell'acqua. Hai schiacciato la bottiglia dell'acqua. Invece questa l'hai chiusa in questa questo poi modo. Viene tagliata. Sì. Viene tagliata in questo modo. Sì. Diciamo a fettine. A fettine. E questi sono passaggi importanti, se no come fanno i nostri amici a casa a replicarli? Poi si uniscono, diciamo, a ventaglio. Con una spillatrice. Con la spillatrice. Ecco qua, vedete, così lo chiudiamo a ventaglio con la spillatrice. Per simulare meglio la pala del fico d'India si aggiungono queste puntine, facendo poi chiaramente attenzione a non pungersi. Certo. Ecco qua. E poi, vabbè, una volta che abbiamo chiuso per benino la parte sotto, si fanno dei tagli in diagonale, in modo poi da... e si fanno dei buchi sui lati. Dopodiché hai inserito in questi buchi una fascetta. Esatto. E una volta che poi procedo a fare gli incastri, stringo la fascetta e si forma la pala del fico d'India. Vediamo il risultato finale di uno di questi fichi d'India fatti con le bottiglie di plastica. Hai preso un vasetto con della terra. Esatto. Infilo in questo modo. Faccio un po' di pressione per fare in modo che rimanga fermo. E poi aggiungo i sassolini come decorazione. Devo dire che il riciclo poi porta veramente a fare tante cose diverse, per le quali ringraziamo anche Letizia per questa idea che ci ha dato. Ringrazio anche te, Francesco. Complimenti per il papillon, perché vorrei che ci fosse fatto un dettaglio, del tuo papillon, perché c'è rappresentato sopra, se non sbaglio, il piccolo principe. Sì, è vero.
Colgo l'occasione per dire un'ultima cosa. Ricordiamoci sempre che la plastica è un materiale importantissimo che è stato creato per durare centinaia e centinaia di anni, quindi usarlo come materiale usa e getta non è proprio una cosa molto intelligente. Quindi scegliamo altro. Grazie Francesco, torna presto a trovarci e adesso...